Allora, dunque, ragazzi, perfetto, siamo live. Aspettate che vedo se è tutto a posto. Ok, perfetto, ragazzi. Allora, siamo su FIFA 23. Intanto, salve a tutti. Buonasera, siamo su FIFA 23 e proseguiremo oggi, cioè questa sera, la modalità carriera con la Juventus. Bando alle ciance, proseguiamo. Facciamo avanza. Con la Roma, bene. Direi di fare un pochettino di gestione squadra. Paredes con Pogba. Chiesa ce lo portiamo. Ma io il resto lascerei tutto così com'è. Gioca partita. Ah sì, vabbè, sostituisce automaticamente, vabbè. E vediamo che cosa combiniamo. Faremo le canoniche tre partite come ogni live. Nevica. Juventus Roma. Non ci stacca più niente. Scusate ragazzi se sarò un pochettino moscio, ma ho staccato adesso dal lavoro. Quindi sono leggermente, leggerissimamente stanco. Però una partita al PC la volevo fare, quindi. Dai! Dai, ma prendila quella palla! Fallo? Ah, vabbè, fallo. Dai, regà, porca miseria, oh. Le figurine, oh. Mamma mia, che brutta palla che stavamo perdendo. E vabbè, io lo sapevo che era una serataccia, non volevo giocare oggi. E vabbè, ci hanno fischiato rigore. Vabbè. Va bene così. Mo non s'ammosciamo però, eh. Sì, vabbè. Dai, dai, dai. No, e dai, e quello è da terra. Porca puttana, Rui Patricio.
Niente, sul secondo non ci sta mai un'anima. Porca vacca, oh. Prende gol su rigore, oh. Vabbè, pure io, raga, che tiro da 28 metri. No, dai. Mi sa che la striscia positiva si interromperà stasera di partite senza perdere, però non è detto, eh. E niente, sti tiri a banana. Chi c'è? C'è nessuno. Chi c'è? C'è un'anima. Quella era fallo. Questo è un passaggio fatto col deretano. Questo è fallo. No. Meglio per noi. Io non c'ho parole, non me voglio esprimere. Dai, e sta lì la palla. Perché ha ritirato al portiere? Niente, sono diventati fenomeni questi da Roma. Dai, prima, prima! Che io lo sapevo. C'avevo il sentore che nella serata. C'avevo sta vaga convinzione. La perde 1-0 gara Roma. Che ci può stare perché comunque è una buona squadra la Roma, eh. Ma non è che so di che so pippe, però. Vabbè, ci ha messo il pullman questo. No, i difensori. Comunque ci stiamo a capi niente, eh. Ci stiamo veramente a capi niente. Niente, era fuori gioco becero, era fuori gioco becero.
Dai, vai a pre... Camignotta, oh! Niente, non... hanno deciso di non farci muovere. Guarda questo, che cazzarola di passaggio che fa stasera. Dai, però ti devi svegliare. Ti devi dare una svegliata. Ti devi dare. Sì, 1-1, 1-1, 1-1. In qualche modo l'abbiamo sfangata. Ha ammazzato il portiere. Che ho fatto? Boh, non si sa. Porca vacca, che fatica. Buonanotte, Quadrato. Sta fumato stasera, oh. No, ma dove è andato? No, raga, veramente ce lo siamo mangiato. Ce lo siamo mangiato questo. Ma dove è andato quello al centro? Ma dove è andato? No! Vabbè, dai, che difesa. Che difesa becera, che come si difende male, oh. Vabbè, ragazzi, era nell'aria che sta partita andasse male, eh. Dai, dai, dai! E niente, e niente, e niente! Che rosicata, oh! Dai, lo fai sto rinvio? Sì, 2-2, 2-2.
Ma che cavolo c'è stasera? Sti disturbi in cuffia, ma... Oh, non andare a vuoto. Ma ci può... Porco... No. Non me lo fate dire, vabbè, va bene così, è andata, è andata, è andata. È andata, vabbè, purtroppo abbiamo pareggiato, ci è andata benissimo. Delusso. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Mica tanto. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. No, offerta per fagioli, ma nemmeno pagato, ve lo do. Scusate, ho ruttato. Mamma mia, bisogna fare sta cosa, vabbè. No, il mercato non lo facciamo, ragazzi, perché a parte non mi interessa oggettivamente. Poi vi risulterebbe una cosa noiosa, eh. Poi, insomma, fatemi sapere perché il video andrà su YouTube, ovviamente. Nei commenti di YouTube, se magari volete vedere il mercato, ve lo faccio vedere magari nelle prossime carriere. Però evito di farlo perché sennò diventano dei video veramente troppo lunghi e si toglie tempo al giocato, insomma, alla partita, quindi... No, avanza. Ok, andiamo con questa formazione qui. Insomma, qualche pareggio ce lo possiamo pure concedere, vista la posizione di classifica, però... Sarebbe meglio vincere. Fa più piacere vincere.
Già cominciamo con i passaggi visionari, cioè con le visioni mistiche del quadrato. Cioè, io ti ho detto di non passarla lì e tu l'hai puntualmente passata lì. Attenzione, dai, dai. Che fatica. Vai così. Un po' improbabile segnare da lì, però ci si prova. Sì. Cappellata del difensore. È 1-0 per noi. Non mi dite di pronunciare chi ha segnato, perché sinceramente non lo so pronunciare. Mohamed Hitaran Ataran, boh, vabbè. Dai, proteggi e niente. Bellissima stazione. Che è fuori gioco. Grande azione. Magari ragazzi oggi ce ne facciamo un paio di partite perché sono abbastanza stanco, quindi magari facciamo questa e poi stop. No, anzi ne facciamo tre, dai. Se no viene troppo corto. No. Ole. Ole. Piazzata. Questo è fallo. Ah, mi è venuto moscio il tiro. Fuori gioco, che è? No, ah, fallo. C'era un fallo.
Larghi, larghi. Oh. Ah, peccato. Peccato. Dai che lo famo di testa. Niente, segna di testa sto gioco. Mamma mia, questo che cosa ha rischiato. Ah, non t'ho detto di tirare la tribuna, vabbè. No, sei andato. Ah, va bene, va. Bello. Mamma mia che banana che ho tirato. Mamma mia Kostic, che brutto tiro che ha fatto. Orripilante, a dir poco. Bellissimo, gran gol. Guardato la messa. Grande Kostic. No! Niente, Perin, se uscivi te evitavamo sto casino, eh. Invece sei rimasto in porta. Ok, primo tempo, direi. Ho qualche problemino, però 4-0. Ci ho provato, vabbè. No, ragazzi, ne facciamo due oggi, perché ho veramente rimbambito. No! Quindi facciamo questa e poi ci lasciamo. Oh, perché sennò finisce che poi gioco male. Chi è sto pelato?
Ma non ho capito chi è quel giocatore del Verona mezzo pelato. Questo era buono. Era buono, era buono. So, ragazzi, uscirà un episodio un po' più corto, però purtroppo. La stanchezza si fa sentire. Soprattutto sugli occhi che... No, che si è rotto un altro giocatore. Grande gol questo. Guardato la messa. Niente, non ce l'ha fatto rivedere. Doshan, Dujan, al paese mio, poi boh, quello vostro magari si chiama in un altro modo. È Dujan Vlahovic, ragazzi, mi pare. Non te fa saltare dal pelato che è ridicolo. No, che cosa ho fatto? Dai che c'è spazio, c'è una prateria. E l'ho incocciata, non poteva mancare la traversa. Ovviamente. Non ci facciamo mancare niente. Niente, ci ho provato, dai. Era un po' difficile da fuori così. Peccato. Bella al centro la traccia. Peccato, peccato, peccato. Vai che l'hai recuperata. Peccato. Di poco fuori. E niente, non ce la fa rivedere. A Caraca, mai sentito. No, dicevo il giocatore con la pelata. Bello, ma insomma, un po' difficile.
Sì, vabbè, c'ho avuto un flash. Per questo è meglio che, ragazzi, facciamo due partite, perché alla terza comincia a passarla ai tifosi la palla. Perfetto. Però su due partite, una pareggiata e una vinta, mi sembra onesto, dai. Che è successo? Fuori gioco? Fallo. Bene, perfetto. Ci facciamo un'intervistina e poi ci lasciamo. Grazie, mister. È un piacere averla ai nostri microfoni. Ah, quello. Sì, abbiamo i giocatori giusti. Era l'ultima domanda. Grazie ancora. Allora, dunque, ragazzi, detto ciò, ne abbiamo fatte due al posto di tre perché sono abbastanza stanco. Io, come al solito, vi invito, insomma, a visitare il nostro canale YouTube che trovate sotto nelle informazioni del canale Twitch e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!